oggi parliamo delle inquadrature, sia nel fumetto che nel cinema. Quello che ci permette di raccontare bene una storia è il giusto, il corretto uso delle inquadrature, che vanno ovviamente utilizzate tenendo conto di quello che è il linguaggio cinematografico. Quindi ogni inquadratura serve a descrivere un momento preciso della storia o a descrivere l'emotività di un personaggio, e oggi le vediamo insieme una per uno, distinguendo che cosa? Quello che sono i piani e i campi. Quindi i piani sono le inquadrature dedicate ai personaggi e i campi sono le inquadrature dedicate all'ambiente nel quale ovviamente può essere presente il personaggio. Oggi vediamo quelle che sono le inquadrature che si chiamano piani. Cominciamo con quella che si chiama figura intera. Piccola premessa, queste inquadrature, come vedete, sono inquadrature con un formato particolare, che è quello panoramico cinematografico. Ovviamente sono inquadrature che io ho usato e uso nel mio lavoro, questi sono frame estratti da alcuni miei lavori. La figura intera è un'inquadratura descrittiva che personalmente trovo utile quando ho bisogno di descrivere l'ambiente e soprattutto di staccare un pochino da inquadrature precedenti molto più strette, quindi per dare spesso la uso per dare anche un po' più di aria alla sequenza. E quindi ovviamente la figura intera descrive il personaggio nell'ambiente, lo taglia e lo incornicia perfettamente dalla testa ai piedi all'interno dell'inquadratura. La cosa importante ovviamente è che il personaggio sia perfettamente incorniciato nell'inquadratura, come dicevo, e quindi lasciare un piccolo spazio dal bordo dell'inquadratura per la testa e per i piedi. Questo è un piano americano, è un'inquadratura alla quale io sono molto affezionato, forse è l'inquadratura che preferisco, devo dire la verità, perché la trovo molto cinematografica, perché è un'inquadratura che taglia il personaggio all'altezza delle ginocchia, lascia anche qui un minimo di spazio sopra la testa, ed è un taglio che personalmente amo, e Sergio Leone insegna, difatti insomma il maestro lo usava tantissimo, soprattutto per le scene dei duelli. Vuole la storia che il piano americano sia un'inquadratura che nasce proprio dall'esigenza di inquadrare i personaggi durante i duelli, proprio nei film western, proprio perché permetteva di inquadrare i personaggi fino al ginocchio e quindi permetteva di vedere bene l'estrazione della pistola da parte dei personaggi. In realtà venne usato anche prima, però si chiama piano americano, in America addirittura lo chiamano cowboy shot, quindi è molto legato a questo tipo di film, a questo tipo di narrazione. In questo frame in particolare vedete delle frecce, perché come ho detto prima io vi sto facendo vedere dei miei lavori che ho usato per degli storyboard. Questo è tratto da una serie TV che si chiama Il Cacciatore. Personalmente uso le frecce rosse per indicare il movimento del personaggio, quindi dell'attore all'interno del frame, e le frecce verdi all'esterno dell'inquadratura o comunque sopra l'inquadratura per indicare il movimento di camera. In questo caso l'inquadratura è un'inquadratura che è un carrello che si allontana dal personaggio, quindi parte dal piano americano, il personaggio si accende, si sta accendendo una sigaretta, viene verso la macchina e quindi l'inquadratura si allontana fino ad inquadrarlo, alla fine finirà con una figura intera. Il piano medio o la mezza figura è un'inquadratura che taglia il personaggio all'altezza della vita. È un'inquadratura utile per descrivere appunto il personaggio, per farlo vedere bene, però ovviamente non così vicino come può essere un primo piano, e spesso lo utilizzo anche nei dialoghi, però anche in momenti di pausa dove non c'è necessariamente una battuta detta dal personaggio. E anche qui lasciamo un pochino di spazio sopra la testa, sempre importante, e come già detto la figura viene tagliata all'altezza della vita. Il mezzo primo piano o il mezzo busto è una inquadratura che taglia il personaggio all'altezza del torace. Le sigle che vedete qui sono ovviamente le abbreviazioni dell'inquadratura, quindi mezzo primo piano MPP, mezzo busto MB, come abbiamo visto anche nelle inquadrature precedenti. Il mezzo primo piano è un'inquadratura utile nel descrivere il personaggio, spesso anche nei dialoghi, ma in particolare in questo frame, questo è un frame estratto da una pubblicità, tra l'altro fatta con Paolo Sorrentino, ci permette di descrivere che cosa? Quello che è l'azione del personaggio, quindi il gesto della nostra protagonista che, come vedete, sta spolverando un quadro. Quindi è un'inquadratura descrittiva del personaggio e della sua azione, e che spesso gli permette anche di fare una battuta. Il primo piano, come vedete dall'abbreviazione PP, è l'inquadratura proprio classica per eccellenza, che viene utilizzata quando un personaggio ha una battuta. Il primo piano perfetto è un'inquadratura che taglia il personaggio alle spalle,
e lascia un minimo di aria sopra la testa. È un tipo di inquadratura che permette di descrivere l'emotività del personaggio. Questo in particolare che vedete è Michelangelo, per un film che ho fatto con col maestro Concialoschi, e che dire, chiaramente è un tipo di inquadratura che descrive perfettamente il nostro protagonista. Il primissimo piano, sigla PPP, perché ci sono queste sigle? Le sigle ovviamente sono quelle che noi troviamo in sceneggiatura, quindi quando a me arriva una sceneggiatura, quello che vedo per ogni inquadratura è appunto la sigla. Il primissimo piano è un'inquadratura ancora più stretta rispetto al primo piano. Ovviamente il viso è tagliato, come vedete, all'altezza del mento e spesso taglia anche la testa. Che cosa serve? Descrive ancora di più rispetto al primo piano quella che è l'emotività del personaggio. Anche qui cito Sergio Leone, ma tanti altri l'hanno usato, perché se vi andate a guardare i suoi film, nei momenti topici, soprattutto nei duelli, chiaramente il primissimo piano, anche più stretto, è utilizzato tantissimo. Come avete visto, fino adesso siamo partiti dall'inizio con la figura intera e ci siamo avvicinati sempre di più al personaggio, perché chiaramente, come ho detto poco fa, più ci avviciniamo all'emotività e più andiamo a stringere sul suo viso. Quindi siamo partiti dalla figura intera, abbiamo visto tutto il percorso e finiamo con questo che è il primissimo piano. Per quanto riguarda poi il modo di inquadrare i personaggi, abbiamo visto varie inquadrature, qui ce ne sono qualcuna frontale, ce n'è qualcuna un po' più di tre quarti, qualcuna di profilo. Non conta tanto questo l'angolazione, ovviamente quello che conta è il rispetto del formato e quindi di mettere i personaggi come vanno messi in base a quella che è l'inquadratura necessaria. Ma chiaramente un primo piano può essere frontale, ma può essere anche di tre quarti, o può essere anche un pochino più dall'alto e anche un pochino più dal basso. Questo poi dipende dal tipo di film, dal tipo di scena, dal tipo di sensazione che si vuole trasmettere. Certamente, faccio un esempio, un dialogo a due ha delle inquadrature molto più classiche, probabilmente molto più standard. Una scena d'azione con dei piani stretti ci avrà delle inquadrature forse più dinamiche. Ecco, quello che può cambiare è il dinamismo dell'inquadratura, che dipende poi non solo dall'angolazione ma anche dall'altezza della macchina da presa, e quindi questo secondo me è importante, ed è importante sempre capire il tipo di scena che si va a raccontare e di che tipo di linguaggio c'è bisogno per raccontarlo al meglio.